Bella a tutti signori e bentornati in questo nuovo video di Minecraft. Io sono Maullo941 e oggi continuiamo con l'esplorazione del Nether alla ricerca della fortezza, signori. Ci riusciremo stavolta senza tutti questi imprevisti come sono capitati ieri? Non lo so, signori, però incrociamo le dita. Detto questo, prima di partire col video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che date alla serie, signori. Vi ricordo di iscrivervi perché abbiamo l'obiettivo di raggiungere i 2000 iscritti entro la fine dell'anno. Ok. Quello è uno scheletro, arco in mano. Quello è uno scheletro, sì. Damose. Ok, con due colpi l'abbiamo fatto fuori. Questa. Però dobbiamo piazzare anche delle torcine, signore, perché sennò. Vabbè, che se costruiamo il portale, dico, riusciamo a tornare a casa. Questa non mi sa che non è qualcosa di legnoso. No, è pietra. Ce l'abbiamo questa a casa? Sì, perché non mi sta dando nessun nuovo obiettivo. Quindi l'avevamo già raccolta questa. Ma che cazzarola è? Basalto. Ok, basalto. Ma pigliano un altro poco. Ci può servire a qualcosa? No, però meglio sempre dire ce l'ho che poteva avercelo. Allora, qui è morto lo scheletro. Ok, esperienza e ossa per noi. Lì c'è un blocco d'ossa che sinceramente non ci serve perché abbiamo una farm di scheletri come se non ci fosse un domani. Quindi il blocco d'osso lo lasciamo lì. Finalmente abbiamo trovato una strada che cammina, signori. Questa è tanta roba. Quello è uno scheletro. Quello è uno scheletro che ci sta puntando anche lui. Lotta fra miratori. Vediamo se riusciamo. No, mannaggia. 2-1 per lui. 2-2, vittoria senza ombra di dubbio. Torna l'amico, però, il fratello che vuole vendicarlo. Aia, resista alla prima freccia, resista alla seconda. Aia, aia, lo sta vendicando bene. Cazzarola. Abbiamo una mina di merda. Oh, finalmente, ok. Un attimino, una mira di cacca. Ok, ci sono 70.000 scheletri che spero si stiano ammazzando tra di loro. Sarebbe tanta roba se si stanno ammazzando tra di loro. Là c'è un. Come si chiamano quelli? Allora, direi di fare una cosa: di mettere anche le carote qui, perché tanto l'acqua non ci serve a nulla. Eccolo, 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 signori. Eccolo, eccolo. A te ti faccio fuori con la spada. Damose. È volato giù? Sarà morto? Non lo so. Lo scopriremo solo affacciandoci di qui. Sei morto? No, è ancora vivo. Mannaggia, ma sa che sono immortali sti scheletri? Va bene che siamo nell'inferno, ma porca miseria, sono proprio immortali sti cosi. Ok, scendiamo. Oh, mi sembrava un altro scheletro che mi sta facendo l'agguato. Mannaggia a te. Mettiamo una torcina di qua e mettiamo una torcina di qua e continuiamo l'esplorazione, signori. Aia, dove sei, brutto bastardo? Aia, ti faccio fuori con la spada. Mannaggia a te e a chi non te lo dice pure. Ok, questa zona non mi piace per nulla. Possiamo andare di là? Ah, oh, mamma mia. Ah, ma porca miseria, a te chi non te lo dice pure. Ma sei proprio un rompiscatole, sei. Ah, oh, dai, fatti vedere, forza. Che ti faccio la luminite e ce la portiamo a casa, signore. Dove sei? Dove sei, brutto bastardo? Devi morire. Oh, perfetto. Recuperiamo quella luminite e c'è anche del quarzo. Ho sentito come se stesse bruciando qualcosa. Allora, luminite con piccone fortuna dovremmo beccarne un bel po', penso, no? Dovremmo fare un bello stacchettino pulito pulito. No, abbiamo completamente messo tutto al buio, però chi se ne frega, recuperiamo sto quarzo che col piccone fortuna noi ce ne portiamo a casa un bel po' ed è tutta esperienza gratuita. Damose, damose, recupera, recupera. Dai, recupera. Quanto abbiamo fatto? 34 di luminite e 39 di quarzo. Penso che va bene, signori. Penso che va bene. Oh, porca miseria. Sti scheletri hanno rotto le scatole, però. Sti scheletri hanno rotto le scatole. Guarda che bastardo. Mi sta facendo una parolaccia che non voglio ripetere. Però va bene. Allora, quelli sono i magma cube. Che sarebbe meglio tenere lontani. Dai. Dov'è? Alle spalle adesso. Ma io posso combattere con qui? Ma mi droppasse la maiala. Boh,
Vuoi morire? Perché non riesco a prenderlo? Oh, finalmente. Quanti cazzo ne abbiamo ammazzati di sti cosi? Che poi sono tutti nel vuoto, quindi non riesco nemmeno a recuperare la come si chiama? La lacrima. C'è la lacrima? Sì, c'è la lacrima, signori. La recuperiamo la lacrima? Non mi ricordo a cosa serve la lacrima, signori, però la recuperiamo. Dai così. L'ho presa? Sì, l'ho presa. Lacrima di gas. Però non mi ha dato nessun achievement. Che ce l'avevamo già la lacrima di gas? Io mi sto a rincoglioni. Mi sto decisamente a rincoglioni. Allora, capiamo un attimino la strada da seguire. Capiamo un attimino la strada da seguire. Ok, signori, andiamo. Questo magma cube, meglio eliminarlo perché anche se... Oh, ha dato due magma block. Lì, due palle di magma. Che non ci dispiace, facciamo fuori anche questi piccoletti che magari ci possono spingere di sotto e darci paranoie. Andiamo, signori, andiamo. Andiamo, non abbiamo paura, signori. Non abbiamo e non dobbiamo avere paura. Là c'è l'altra luminite che non ci interessa. Qui mettiamo qualche blocco per chiudere in modo che possiamo passare in sicurezza. Qui facciamo un salto. Ok, blocco qui. Siamo in un punto molto al limite. Ma noi siamo coraggiosi, signori. Siamo coraggiosi. Siamo morti tante volte che oramai non abbiamo più paura di niente. Niente. Per fortuna abbiamo un'armatura che ci promette. Questi oramai sono quelli piccolini che non ci fanno più male, ma noi li facciamo fuori. Perfetto, quello di là è sparito. Questo lo facciamo fuori da lontano perché questi fanno, quelli grossi fanno malissimo. Quelli grossi fanno malissimo, quelli piccolini sono più gestibili. Proviamo ad andare ancora di qua, signori. Oh mio Dio, un altro cast che romperà le scatole sicuramente. Questo lo chiudi. Ok. E adesso sono cavoli. Adesso sono cavoli amari. Dove cazzo la stiamo andando? Non lo so, signori, non lo so. Ci stiamo avventurando in nuove avventure. Ma ogni tanto ci vuole, signori. Non possiamo sempre stare a casa a costruire. Dobbiamo progredire col gioco. Dobbiamo progredire col gioco. E progredire col gioco significa quantomeno sperare di non morire. Io cosa sto facendo non lo so nemmeno io. Sto facendo un mega ponte per raggiungere non so che cosa. Spero una base prima o poi. No, fermi tutti perché io vedo il nulla dietro di me. Infatti andiamo di là, scusate. Stavo a camminare verso il nulla, proprio sul vuoto, ma anche no. Ma anche no. Calma. Ok. Ci dicono che non sento più gas. Questa già è una cosa che ci dà soddisfazione. Calma, ok, tu vuoi morire. Mi stai simpatico, ma ti ammazzo lo stesso. Ok. Sento un altro slime, rottura di scatole. Ma non gli diamo peso. Dobbiamo andare di là. Di là forse è meglio. Di là forse è meglio. Sì. Sfido chiunque a cercare una fortezza del Nether con i chunk bassi, signori. Sfido chiunque. Chiunque voglia accettare la sfida, me lo faccia sapere. Dai così, ok, calma. Metto blocchi ovunque. Tutto questo non abbiamo messo più torce, ma io spero di non morire, signori. Spero semplicemente di non morire. L'obiettivo è non morire, signori. L'obiettivo è non morire. Perché se moriamo sono cavoli amari. Se moriamo sono cavoli amarissimi, non amari, amarissimi. Perché perdere di nuovo tutta la... Non possiamo più farci un'armatura in diamante. Pensate questo, pensate solamente questo. Che un'armatura in diamante non la possiamo più fare. Ho finito i blocchi di cosa? Ma che cazzo lo dici? Ok. Io non so dove sto andando. Dico, era tanto bello la zona quella della sandstone. Che era bella tranquilla. No. Mi sto filando in zone che non conosco e che mi fanno paura. Fungo di merda, levati, fammi mettere i miei blocchi. Di qua, allora se io scendo di qua riesco ad andare là. Sì, attenzione che sento un gas e la cosa non mi piace per nulla. Però va bene. Li abbiamo affrontati, li abbiamo sconfitti, siamo più forti. Possiamo credere in noi stessi, signori. Bisogna sempre credere nei propri. Ok,
Là sta iniziando la netherrack. C'è un piglin che dobbiamo stare attenti a non toccare minimamente per nessuna ragione. Oh, Dio sia ringraziato, signori. Abbiamo finito quella zona terribile. Sento anche. Io ce l'ho un collare, metto d'oro, sì. Ok. Calma e sangue freddo. Intanto piazziamo sto fungo, levalo dalle scatole e piazziamo una torcia, signori. Per sicurezza. Ok, continuiamo l'esplorazione. Ci serve questo quarzo? Assolutamente no. Ne abbiamo già un bel po' a casa e ci basta quello che abbiamo a casa. Strada continua di qua? Sì, di qua continua, lì però. Ah, di qua bisogna fare un ponticello. Va bene, ponticello velocissimo, ponticello velocissimo. C'è anche dell'alluminite, ma non ci interessa. Ponticello veloce. Ah, cosa brutta, cosa brutta! Ok, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Tra ieri e oggi questi episodi stanno durando tantissimo. Sì, noi stiamo camminando da non so quanto, ma di fortezza io non ne vedo neanche l'ombra. Cioè, ma sicuro che ci sono in questo mondo le fortezze? Porca miseria! Sto camminando da non so quanto e non ci sta una fortezza. Ma porca di quella paletta ambriaca! Ma stiamo dicendo sul serio? Là c'è un piglin. Salve piglin, noi abbiamo un elmetto d'oro. Veniamo in pace. Vogliamo semplicemente passare senza disturbare nessuno. Voi vedete qualcosa? Io non vedo nulla. Io non vedo assolutamente nulla. Nulla. Questa cosa mi preoccupa. Tra l'altro qui non c'è manco più un passaggio. Ce lo creiamo da soli il passaggio, signori. Ce lo creiamo da soli. Occhio sempre a una possibilità di lava. E anche a qualche buco improvviso al di sotto. Intanto stiamo recuperando altro netherrack che ci serve. Questa cosa è importantissima. Riusciremo a trovare la forza. Arriveremo da qualche parte bucando tutto sto. Facendo sto buco. Non si sa. Basta che. Della lava. Ok, andiamo gentilmente a chiudere. Grazie, gentilissima. Continuiamo a scavare. Tutto questo speriamo che il nostro piccone non ci abbandoni, già è a metà e questa cosa non va bene. Bello che col villager riesco a ottenere un libro di mending di riparazione, ma non l'ho fatto in privato perché voglio farlo durante un video e così da mettere anche mending negli strumenti e poter recuperare tutto grazie alla nostra bellissima farm di scheletri. Dove cazzo lo stiamo andando, signori? Dove cazzo? Mi sono spaventato. Aspettate un attimo, mi sono spaventato, mamma mia. Signori, io continuo a scavare. Da qualche parte arriveremo, spero. Spero da qualche parte. Cioè, dovrà finire prima o poi sta montagna, no? Me lo auguro. Mi auguro che prima o poi sta montagna finisca prima che finisce il mio piccone. Ecco, per esempio, finisce così. Ma se io scavo. Facciamo una cosa che non si fa, signori. Facciamo una cosa che non si fa. Là forse c'è un'apertura. Allora, saliamo sopra di noi, ok? Da qualche parte dovremmo sopra. Scaviamo davanti a noi, così se dovesse uscire della lava non rischiamo la morte. Ok. Certo, se io mi continuo a scavare sopra la testa, però non è molto da persona intelligente. No, no, decisamente no. Ma c'è un'uscita? Ma dove cazzo la mi sono andato a infilare, dico io? Ma io dico dove cazzo allora mi sono andato a infilare? Perché mi sono infilato in questo pertugio che mi sta facendo consumare tutto il piccone? Allora, no, no, fermi tutti, signori. Rapido, rapido break, rapido break. Facciamo un piccone di ferro, signori. Decisamente sì, perché qua il piccone. Saremo leggermente più lenti a scavare, ma il piccone di diamante ce lo stiamo a perdere tutto. Solo per fare degli scavi. No, 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 non va bene questa cosa. Non va decisamente bene. Recupera la crafting table. L'ho recuperata. Sì, ok. E scaviamo col piccone di ferro, signori. Non va bene questa cosa. Non chiedo la. Siamo arrivati sul tetto. Siamo arrivati sul tetto. Decisamente troppo alti, signori. Decisamente troppo alti. Dobbiamo scendere un attimino. Dobbiamo scendere un attimino. Decisamente sì, dobbiamo iniziare a scendere di nuovo. No, non mi sto scavando sotto i piedi, quindi in teoria non dovrei cadere di botto nel nulla.
Mamma mia, ci sono andati vicinissimi. Me la sono chiamata praticamente. Me la sono chiamata. Ok, dove cazzarola siamo? Giusto per capire un attimino se c'è la possibilità di muoverci. Allora, abbiamo dei funghi sotto. Ok, abbiamo dei funghi sotto. Riusciamo a scendere? No, completamente. Siamo altissimi. Siamo altissimi e il piccone sta proprio finendo. Di là forse un pochino si può scendere. Me lo auguro che questa montagna abbia un inizio. Da qua iniziamo a scendere un poco per volta. Può essere fluttuante. Fluttuante no, ma con la lava sì. Ok, calma. Ok, era solo lì la lava, ottimo. Calma, continuiamo a scendere. Con molta calma, lì c'è del quarzo. Stiamo scendendo di più rispetto a prima, e questa è una cosa buona. No, no, questa non è per niente una cosa buona. Meno male, ci siamo salvati al volo, signori. Ci siamo salvati al volo. Allora, qui c'è la lava che dobbiamo andare a chiudere. Ok. Allora, sì, no, 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 no. Qui è tutto lava, mi sa. Qualcosa mi dice che qui è tutto lava. Allora, se io scendo di qua penso che mi ammazzo, no? Lo pensate anche voi? Io penso che mi ammazzo se mi lancio di qua. Ok, che ho il feather falling, ma se mi lancio di qua muoio. Ma dobbiamo farlo, signori. Dobbiamo lanciarci. Dobbiamo lanciarci. E ci lanceremo, signori. Abbiamo gli stivaletti, giusto? Atterraggio morbido 3. Costoletta di maiale in mano. L'abbiamo sentita tutta. L'abbiamo sentita tutta. L'abbiamo sentita tutta. Ora con calma perché là ci sono degli scheletri che già romperanno le scatole subito. Quindi mangiamo. E che vi ho detto io? Ma manco mi hanno dato il tempo di capire dove cazzo allora sono finito. Che già rompono le scatole. E vuoi morire, mannaggia a te. Oh, uno l'abbiamo fatto fuori. Ok. Dove siamo? Dove siamo? Noi siamo lontanissimi da casa, signori. Questo è assodato. Questo è assodato, che siamo lontanissimi da casa. Se la smetti di muoverti così, li fa come faccio io. Devi stare fermo in un punto. Mannaggia a te. Mannaggia a te. Guarda che stro. Che simpatico scheletro. Che scheletro simpatico. E te lo tiro in testa, dai. Così. Ah, bravissimo. Che dirvi, signori? No, no, allora non posso chiudere nuovamente questo video. Questo video non lo posso chiudere senza aver trovato la fortezza, signori. Dobbiamo trovare la fortezza. Qua ci sono dei piglin. Ma qua non è da dove siamo partiti prima. Là c'è un buco. Andiamo in quel buco. Magari passiamo il buco e troviamo la fortezza. No, rischiamo di trovare la morte. No, non tanto la fortezza, rischiamo di trovare la morte. Ok. Mangiamo, che è la cosa migliore. Là c'è un maiale, che però, attenzione, saliamo qualche gradino, perché questo mo ci viene a rompere le scatole sicuro. E quindi lo facciamo fuori mentre ancora non ci ha visto. Perfetto. Non ci credo, signori, non ci credo, l'abbiamo trovata. Fermi tutti. Prima che arriva qualche strano mostro che ci colpisce alle spalle. L'abbiamo trovata, signori. L'abbiamo trovata. Ce l'abbiamo sotto i piedi. Ce l'abbiamo sotto i piedi. Porca miseria, 8.000 video per cercare sta cavolata. Ce l'abbiamo fatta, signori. Ce l'abbiamo fatta. Siamo nella fortezza. Ok. Va bene così, ce l'abbiamo fatta. Mettiamoci qua dentro, dovremmo essere in sicurezza qua dentro. Una bella torcina. Ok, io direi di creare. Io direi intanto di fermare questo video subito. Subito, subito. Dopodiché creiamo il portale domani, vediamo dove siamo. E cerchiamo intanto di fare una strada per velocemente che arrivi alla fortezza, signori. Con calma, la esploriamo. L'abbiamo cercata tanto, ma la esploreremo con molta calma, signori. Detto questo, vi ringrazio per aver guardato questo video con la freccia conficcata in testa. Vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento. Bella raga, ciao, ce l'abbiamo fatta.